Che struttura è questa per Milano? Cosa significa una struttura, la grande Brera, futuro per questa città? Intanto è un passo importantissimo verso la grande Brera. È stata una strada lunga, complessa, fatta a molte mani, ma il risultato è un risultato di sintesi importantissimo, in cui si coniuga la tutela dell'identità di questo palazzo con però uno slancio architettonico forte di arte contemporanea, e questo mi pare così una scommessa vinta nonostante appunto le difficoltà e i tempi lunghi che tutto ciò ha presupposto. Milano è una città che ha investito sulla cultura, questa è una pagina nuova che oggi si apre per la cultura milanese e mi pare che di questo dobbiamo tutti essere molto felici. Spazio molto anche all'arte contemporanea, naturalmente. Beh, certo, gli spazi poi si prestano, soprattutto gli interventi di Sterling e gli interventi al piano ultimo sono perfetti per l'arte contemporanea, ma è giusto che ci sia questo polo, come deve diventare la Pinacoteca di Brera e quello che le sta intorno, di arte che va dall'arte contemporanea al Novecento al Cristo del Mantegna. Questo sarà un polo di grande attrazione per Milano. E invece per quanto riguarda la questione dell'Accademia, sono stati fatti passi avanti oppure no per il trasferimento dell'Accademia? Questo andrebbe chiesto all'Accademia, noi siamo sempre disponibili ad aprire questo discorso e l'abbiamo aperto anche concretamente, però dipende dall'Accademia fare il passo definitivo e credo che su questo l'Accademia dovrebbe fare una riflessione molto approfondita, perché rischiamo di perdere anche quella che erano state energie, finanziamenti, progetti che andavano in una certa direzione. Io mi auguro che lo facciano, perché nessuno vuole cacciare l'Accademia, che è il senso dell'identità della Pinacoteca di Brera. Si vuole semplicemente razionalizzare gli spazi dedicati alla didattica in un modo che sia anche più consono alle esigenze dei tempi di oggi. Alla fine ormai della legislatura, se dovessi tirare un bilancio del suo ministero, qual è stato il risultato di cui si sente più fiera, diciamo? Il mio personale è stato tutto il lavoro che abbiamo fatto sul paesaggio, con la Carta Nazionale del Paesaggio. In generale il Ministero, dobbiamo dire che le cifre dei turisti e dei visitatori dei nostri musei e beni d'arte parlano da soli. È un Ministero che si è aperto alla valorizzazione, si è aperto con passo deciso, dando quindi un contributo sostanziale anche all'economia del Paese. Si augura che faccia il prossimo governo? Che non facciano altre riforme nei beni culturali, perché per qualche ragione ogni volta si vogliono fare delle riforme nuove. Dobbiamo ancora assorbire e aggiustare la riforma ottima fatta dal ministro Franceschini. Io spero che il prossimo ministro vada avanti su questo solco e non pensi di smontarla.